buona giornata e benvenuti sul mio canale. Come vedete, oggi parleremo di motorini per le tapparelle. So che è un argomento che a voi sta molto a cuore perché ogni video che faccio riceve moltissime visualizzazioni, quindi ogni volta che mi capita in mano un prodotto cerco sempre di recensirlo. Oggi parleremo di questo modello che si chiama TT Go della serie Nice. Non è un motorino classico, è un motorino particolare. La particolarità sta nel fatto che funziona esclusivamente con il radiocomando, che è questo. Quindi nella scatola, oltre che trovare le staffe per il montaggio, che poi vedremo più avanti come si monta, troverete un radiocomando. Il radiocomando comunque è universale, va accoppiato e poi vedremo anche come si accoppia al proprio motore. Come tutti i motorini delle tapparelle, viene venduto in tre varianti. Le tre varianti sono il 15 Newton, che sarebbe per una portata di 30 kg, il 30 Newton, che sarebbe per una portata di 60 kg, e poi questo modello, che è il 50 Newton, ossia quello più grosso, che ha una portata all'incirca degli 80 a 90 kg. Quindi, se dovete ordinarlo, prima di farlo dovete guardare di che materiale è fatta la vostra tapparella, soprattutto la grandezza, quindi visualizzare il peso che può avere e comprarne chiaramente uno che abbia una portata superiore. Come vi dicevo prima, viene venduto con un radiocomando. Il radiocomando funziona solo con quel motore, chiaramente, una volta che è stato accoppiato. Ma a parte vendono anche degli altri radiocomandi con più canali. Ad esempio questo, come vedete, ha tre canali, quindi è possibile accoppiarci fino a tre motori. Come vi dicevo prima, viene venduto con un radiocomando che poi verrà accoppiato al motore, quindi funzionerà esclusivamente per quel motore. Comunque a parte vendono anche altri due modelli di radiocomandi, che sono il 3 canali e 5 canali. Questo è il 3 canali, come vedete ha tre bottoni, quindi verrà accoppiato insieme a tre motori e con un radiocomando si potrà decidere se far scendere o salire la tapparella del motore con cui è stato accoppiato. Un'altra particolarità di questo motore sta nel fatto che è semplicissimo il collegamento elettronico, quindi alla presa della corrente. Come vedete, io ho già preimpostato per farvi vedere com'è il collegamento. Il collegamento è un collegamento classico a una presa. Questo motore, a differenza dei motori delle tapparelle normali, ha solo tre fili. Ha solo tre fili perché può essere collegato soltanto alla corrente e può funzionare solo col radiocomando, quindi non si può montare un pulsante sali e scendi. I pulsanti sali e scendi hanno bisogno di quattro fili. Il montaggio non è semplicissimo, se volete andare a vedere io ho creato un video su come si monta, invece questo è semplicissimo, basterà tirare il cavo dentro nel cassone e creare un collegamento o con una presa o con un mammut. Niente, ora siamo pronti per farvi vedere di preciso cosa c'è nella scatola e farvi vedere come si monta. Questo è il contenuto che troverete nella scatola. Questo è un kit che serve per le motorizzazioni delle tapparelle. È un kit che serve per i rulli da 60 esagonali. A parte vendono altri due kit. Uno è uguale ma è rotondo, quindi serve per il montaggio sulle tende, perché i rulli delle tende sono rotondi, non sono esagonali. E in più c'è un altro kit che si usa per delle tapparelle particolari, che ha delle maglie più grandi, quindi l'avvolgimento rimane più largo e va montato sui rulli sempre esagonali, però che sono da 80. Quindi ricordatevi che se dovete montare una tenda o una clair in un garage, dovete comprare a parte anche il kit. In più viene fornita anche il kit di ristrutturazione. Questo si chiama kit di ristrutturazione perché questa staffa che viene agganciata al motore, come vedete, questa parte viene inserita nella zanca che troverete dentro nel cassonetto. Avvitando e svitando questo dado che c'è in alto, si regolerà l'altezza del motore. Quindi si metterà il motore in bolla, poi si avviterà l'altro dado sotto e si stringerà, quindi il motore non si muoverà più. Ricordatevi, se dovete montare un motorino delle tapparelle, che ci vuole sempre una chiave da 17. Il kit invece viene infilato, come vedete viene inserito, arriva in fondo e bisogna farlo girare, muovere fino a quando non si aggancerà. La corona invece viene montata tramite
queste due levette che sono a pressione. Quindi prima cosa dovrete guardare dove sarà l'inserimento della linguetta. Ora siamo pronti per infilare il rullo. Come vedete qui c'è l'aggiunta del rullo. Quindi dovete controllare dov'è lo scasso per inserire il rullo. Dovete fare così, altrimenti non si aggancerà. Stessa cosa in fondo, dobbiamo cercare dov'è l'alloggiamento. Perfetto, il rullo è stato montato. Ora lo attaccheremo alla corrente e faremo la regolazione per il telecomando. Ora, appena collegheremo la presa, il motore darà due scatti, uno in salita e uno in discesa. Questo ci farà capire che è arrivata la corrente al motore. Ok, è arrivata la corrente al motore. Ora cosa facciamo? Il tasto centrale va premuto, il tasto centrale è tenuto premuto fino a quando, come vedete, il motore vi farà capire che è pronto per la programmazione. Allora, dobbiamo immaginare che la tapparella ora è completamente scesa ed è stata collegata all'albero. Quindi dobbiamo creare la salita. Come vedete, il motore adesso sta avvolgendo la tapparella. Immaginiamo che la tapparella ora è salita fino al punto desiderato, lasciamo andare e teniamo premuto fino a quando ha fatto questi due scatti. Ecco, ora il motore è stato programmato per la salita. Ora dovremmo fare chiaramente il contrario, dovremmo programmare il motore per la discesa. Quindi faremo la stessa identica cosa. Bisogna tenere premuto il tasto. Ecco, quindi con questi due scatti ci fa capire che possiamo programmare la discesa. Ok, immaginiamo che siamo arrivati in basso, quindi rilasciamo andare il tasto con la freccia verso il basso e teniamo premuto il tasto centrale. Ecco, con questi due scatti il motore ci farà capire che è stata posizionata anche la regolazione della discesa. Il nostro video anche oggi termina qui, io sono qui a vostra disposizione, potete scrivere qui in basso se avete bisogno di qualche chiarimento, che ne so, magari su che tipo di modello comprare, su quanti newton, 15, 30 o 50, basta che mi fate sapere la grandezza della tapparella e il materiale. E niente, vi risponderò con piacere. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Alla prossima settimana. Buona serata.